Amiche e amici bentrovati a questa nuova puntata dello Spirito degli Alberi. Siamo tornati in compagnia di Marco Donnoli a casa sua, a Lizzano, in Belvedere tra Modena e Bologna in, a mille metri. Eh, oggi è una giornata molto bella, fa caldo ovviamente perché siamo in piena estate e qui siamo nel tuo orto, un orto particolare. Abbiamo imparato insieme a te a conoscere l'elettrocultura. E oggi vogliamo proprio vedere che cosa hai coltivato in maniera un po' selvaggia, diciamolo, <ride> e nel rispetto proprio della biodiversità che tu uh, hai contribuito a, a generare qui in questo luogo, che prima mm. non era così. E vogliamo vedere mh, come hai coltivato le diverse essenze e le diverse piante con sistemi differenti di elettrocultura, perché non esiste certo. solo uno. No, Quanti esistono, ne esistono Andrea? Ma forse 40, 30. <ride> e qui invece cosa hai utilizzato? Ma questo intanto l'ho chiamato ortofrutteto geomagnetico, nel senso che è tutto allineato sud-nord, perché il campo elettromagnetico terrestre scorre sud-nord. E ho usato tecnologie differenti, comparative, mettendo 400 piante circa in bancali di 5 metri per uno. Abbiamo un melo, una, una vite da tavola antica, una, uh, un pero, un ciliegio e poi ci può essere un altro tipo di varietà, sempre di frutti antichi tipo, tipo amarene, eccetera. In più tutti gli ortaggi, patate, leguminose, fave, ceci, questi che vedete, pomodori, insomma tantissime piante, anche bulbi, ornamentali, rose, tulipani. E si possono vedere tutte le differenze con le varie tecnologie. Quindi la prima che stiamo filmando ha già i frutti il primo anno, la mela, ed è sottoposta all'energia di questa antenna parafulmine di Cristoflo, diciamo creata con dei principi moderni, quindi queste antenne con delle spirali che puntano anche a sud e poi l'energia viene convogliata all'interno della struttura del fruttetto. Quindi anche qua per far capire... Come si fa poi un fruttetto su larga scala un vigneto? Questo è un esempio che utilizzo nei miei corsi. Il secondo bancale, invece, come è coltivato? Il secondo Quale bancale, tecnica? usiamo degli anelli di Lakowski che sono stati inseriti anche sotto nelle buche di piantumazione e attorno alle piante. Ecco, qua si può vedere su questo pero. Su quell'uva quell che ha già la frutta, ha già l'uva anche questa è il primo anno. Di solito tutte. invece, cosa succede? Eh, si ha l'uva dopo due o tre anni? Dopo due o tre anni in più, qua siamo a mille metri, quindi è anche abbastanza sfidante avere della frutta qua. Ecco, questi anelli dicevi di non chiuderli, ma di non sovrapporre i, i vertici. Cioè, di non fare toccare le due estremità di rame, così per, vedi che è ossidato perché qua comunque c'è un, un campo energetico. Così invece non succede nulla. Se io li incrocio così, diciamo c'è la guaina di gomma, ma la parte esterna non fa nulla, non tocca. Il terzo filare invece... È... Il terzo filare ha un fertilizzatore tellurico che è inserito qua sottoterra uh -huh. e diciamo questa è l'ultima tecnologia che inventò Cristoflo e che brevettò nel 1938, mentre l'antenna iniziò a brevettarla negli anni 15-20 e ne installò 150.000 in tutta Europa, in tutto il mondo questo era l'ultima tecnologia l'abbiamo riprodotta e come vedete anche qua le piante, l'uva ha moltissimi grappoli è già molto avanti ci sono dei frutti anche su, sugli altri, sulle altre piante le piante anche qui vedete hanno delle bellissime foglie, c'è una grande vita, vitalità biodiversità perché comunque ci sono 400 piante diverse che vanno in sequenza da febbraio a parte lo zafferano i crocus mm -hmm. fino a a ottobre-novembre dove ci sono gli ultimi pomodori eccetera. Infine abbiamo eh, il penultimo filare che è eh, con, con le, le spirali. spirali di Ghina, quindi qua ci sono 32 spirali sul fondo uh -huh. sia sopra che sotto, quindi energia tellurica e energia solare, in più c'è questa antenna molto particolare che usa un Erim doppio. Che cos'è un Erim? È uno strumento che inventò Pierluigi Ghina. Che eh, vuole, diciamo, serviva per riequilibrare le energie elettromagnetiche. Qui, peraltro, mi dicevi, mh, mentre facevamo due parole prima di registrare, che è difficile che arrivino dei grossi temporali, dei forti temporali o delle grandinate e, che possono colpire i tuoi frutti. Sì, ci sono state in passato, i primi anni, dopodiché, quando, da quando ho installato dei sia sistemi di elettrocultura, ma soprattutto degli armonizzatori su larga scala, come dei MENIR energetici, tutto l'ecosistema si è riequilibrato e quindi non abbiamo mai più avuto né grandi né bombe d'acqua eccetera. E questo non solo qui da me ma anche in altre installazioni che sono state fatte dal Trentino alla Puglia con le medesime situazioni, gli stessi risultati. Perché ricordiamo Andrea che tu eh, hai questa grande passione, questo non è il tuo lavoro in realtà, ma è una un tua bellissimo hobby. È un bellissimo hobby che hai trasformato e diffuso perché ci sono tantissime persone che hai, a cui hai insegnato queste tecniche e poi hai anche questo sito che, che, che ti ha informazioni eh, molto preziose per chi vuole... E cimentarsi in questa, in questa elettrocultura ma anche nella permacultura. Ehm, questa potrebbe essere una risposta alla mancanza di cibo in alcune zone, di acqua o addirittura alla eh, difficoltà di coltivazioni in alcune aree del nostro Paese? Assolutamente sì, perché anche lo stesso Christophe Flò negli anni venti scriveva che l'elettrocultura doveva servire per sfamare le nazioni, doveva servire per avere del cibo altamente energetico doveva servire proprio anche in quelle situazioni estreme perché abbiamo dei risultati anche in zone povere quindi in Africa piuttosto che in Sud America zone secche ma anche zone estremamente fredde eccetera riusciamo a produrre perché le piante sono nettamente più forti sono molto più intelligenti rispetto alla nostra specie e <ride> all'essere umano. Eh, hanno dei milioni di anni in più di evoluzione, certo. diciamo. E Beh, sono pronte sono a queste pronte situazioni. A queste situazioni e a trovare la famosa resilienza anche rispetto agli agenti esterni. Eh, questo è il filare, dicevi, di Dina. Esatto. E poi c'è il filare invece lasciato allo Stato. Questo è un filare senza naturale, naturale. Non e qui vediamo nessuno. le prime malattie. Esatto, questo pero si sta ammalando, quindi dovrò intervenire, fare de degli interventi classici naturali con dei fermentati o comunque con dei microrganismi, oppure potrò agganciare l'elettrocultura. Ecco, tu hai voluto proprio differenziare i, ba i bancali per spiegare anche visivamente che cosa succede con eh, un'elettrocultura e che cosa invece eh, può capitare quando si coltiva normalmente. Esatto, quindi gli effetti principali sono le piante non si ammalano, o comunque bisogna intervenire molto meno in caso di emergenza, sempre con soluzioni naturali, uso microrganismi o fermentati, ma nel mio caso qui non faccio più niente da circa sette anni, o poi de non devi più fertilizzare e non devi fare nessun tipo di intervento. In più hai una produzione nettamente più grande, basta vedere questo nasci che c'è qua, che ha comunque un certo numero di frutti rispetto a quell'altro che è là in fondo che è sottoposto all'elettrocultura. Quindi abbiamo più produzione, migliore qualità, meno trattamenti e le piante non si ammalano. Ecco perché la usiamo. E non solo, mh, hai recuperato qui in questa zona una serie di eh, animali, di specie animali che prima mh, erano scomparse e quindi hai arricchito la biodiversità di questo luogo. Sì, è una catena diciamo continua nel senso che poi avendo queste super piante abbiamo del super polline le api ne beneficiano, tutti gli impollinatori produrranno un miele nettamente superiore, è possibile applicare anche l'elettrocultura sulle api, abbiamo migliaia di installazioni per sia rinforzare le, le api, le arnie, che produrre una qualità superiore, e anche su, sui polli e sui conigli, come vedrete, che sono in splendida forma, hanno dei manti bellissimi e riescono a produrre anche in inverno. Andiamo a vedere, a conoscere il, diciamo, colui che ti ha dato l'impulso iniziale a, ad affrontare questo tema dell'elettrocultura dell dell e della permacultura. Che è questo acero? E questo acero, come vedete ancora, ha dei segni proprio di una malattia fungina molto forte e quindi nel 2012 ero intenzionato a, a tagliarlo onestamente, non, lo vedevo soffrire, non riuscivo a capire come curarlo, per cui ho visto un video di Yannick Van Dorn in cui spiegava come mettere un anello di Lacoschi e ho fatto questo anello semplicemente con un cavo eh, dell'antenna che mi era avanzato in casa. E questo era novembre 2012, è stata la mia prima installazione, dopodiché verso marzo è partito a vegetare in una maniera molto vigorosa, quindi dopo qualche mese... Mi ha dato un segnale chiarissimo e come vedete la pianta sta sempre meglio e, e da lì ho iniziato a sviluppare tutte le mie nuove pratiche e tecnologie testando 10.000 piante più o meno in 8 anni. Andiamo a vedere la tua serra perché lì dentro tu coltivi davvero tantissime varietà. Sì, assolutamente, faccio strada. Andrea, questa è la serra che tu hai costruito per il tuo super cibo, super food come l'hai chiamato. È una serra che è attiva ovviamente tutto l'anno. Tutto l'anno, sì. E, mh, ci sono 38 gradi lì dentro. In questo momento sì, abbiamo 38 gradi e quindi si può anche capire la resistenza, la resilienza di queste piante. Ci sono diverse tecnologie, qui è un'antenna parafulmine che convoglia l'energia all'interno. Su queste griglie metalliche. C'è un substrato piccolissimo 10 cm di terra. È sufficiente perché poi le piante si nutrono di questa energia. Poi abbiamo al centro molte spirali, una piramide permanente di legno ricavata da delle potature, una Genesa. Ecco che cos'è questa Genesa? La Genesa è una, una geometria sacra che mh, praticamente raffigura tutti i solidi platonici, quindi il triangolo, il quadrato, la sfera. E serve a che cosa? È una, diciamo, un amplificatore delle nostre intenzioni, ma anche uno strumento esteticamente molto bello che viene realizzato dalla mia amica Manuela Gallie. Senti, abbiamo eh, tante varietà di, di piante, da quelle diciamo, più eh, commestibili come le carote, ma anche dei fiori qui dentro. Sì, ci sono fiori per, per attirare gli impollinatori, quindi il nasturzio. Che è totalmente commestibile, sono sia i fiori edibili che le foglie. Abbiamo delle bietole, come vedete sono giganti, 2,50 m, con dei tronchi molto ampi. Ho delle talee di fico, di, di salice, ho dei, dei cavoli che comunque useremo per fare delle, dei minestroni. Le patate, qui si possono fare anche tre raccolti a mille metri. Abbiamo degli agli, delle cipolle egiziane, delle zucchine antiche anche una piccola nursery dove si può vedere per esempio nella piramide come le piante crescono di più esatto qui vediamo eh, plasticamente il concetto di cui parlavamo nella prima puntata cioè che sotto la piramide l'energia viene convogliata oltretutto tu hai messo una, una delle spirali di ghina e quindi qua la pianta è nettamente superiore perché arriva fino qua la stessa pianta Ovviamente senza nulla. senza nulla e ovviamente sono state seminate nello stesso periodo. Esatto. Eh, raggiunge la metà la quasi, metà, quasi sì. ma, ma forse neanche. Quindi è proprio una crescita esponenziale questa che vediamo attraverso questi strumenti dell'elettrocultura. Ma è semplice costruirla? Queste allora si possono costruire seguendo delle istruzioni, dei tutorial che, che noi facciamo, che anch'io metto a disposizione piuttosto che seguendo un workshop oppure si possono comprare. Dalla serra al giardino, un giardino dove ovviamente nulla va sprecato, Andrea, eh, tu raccogli l'acqua da questo tubo. Quest'acqua delle grondaie viene convogliata dentro una cisterna, ne ho tante così, e riesco a recuperare circa 30.000 litri, che sono cui... un'enormità. Sì, anche perché non innaffio mai se non dentro la serra, è l'unico posto dove innaffio. E quindi questa acqua tu la energizzi anche quella con eh, le spirali? Con Di delle lina, spirali, con delle, con an delle antenne, antenne, con dei sistemi per portare più informazione, anche perché più informazione c'è nell'acqua e meno ne uso. Ma Perfetto, questa è un'altra informazione per noi Molto ancora importante. più utile per eh, coltivare in elettrocultura ma anche in permacultura. E poi vediamo una cosa straordinaria, siamo a mille metri e qui c'è un melograno, impossibile. Ci sono tanti melograni, ne ho messi circa 400, questo è uno di quelli più rigogliosi che genera più frutti e quindi... E com'è possibile? Perché quando c'è l'energia è anche possibile fare queste cose. Qui alle nostre spalle c'è una pianta che forse pochi conoscono, è un topinambur. Topinambur è una pianta incredibile, è un tubero della famiglia comunque dei girasoli e crea questi bulbi che in questo caso sono, sono rossi viola perché è ricchissimo di antiossidanti e di vitamine e, ed ha un grande valore nutrizionale. Viene usato anche dai ciliaci perché non ha zuccheri. E nello stesso bancale, sempre nell'elettrocultura, abbiamo una vite da tavola con tantissimi grappoli, delle ortiche, della melissa, dei Del cavoli, cavolo. delle carote da 1,50 m e, e tanto altro. Di solito ci sono 30-40 piante all'interno di un bancale. Queste piante sono praticamente perenni: nel senso che io poi raccolgo quello che mi serve nel momento che mi serve per consumarlo e poi lo, ri lo lascio all'interno e queste rinasceranno. Ripetutamente. Andrea, tu hai costruito lo dicevamo questo sito, eh, ma esistono anche delle pagine Facebook eh, che, ma, a cui si può accedere facilmente per avere tutte le informazioni e eh, tieni dei corsi. Questo non è il tuo mestiere principale, però è la tua grande, grande passione, passione e soprattutto termine. una passione che in qualche modo aiuta anche la Terra perché queste eh, spirali, queste, questi, queste antenne riescono a rigenerare la Terra. Assolutamente, più energia portiamo e più l'ecosistema sarà vitale. Ma il motivo è semplice, siccome negli ultimi anni, pensiamo agli ultimi 50, 100, 200 anni, sono stati tolti gli alberi, abbiamo ridotto comunque l'afflusso di energia nel terreno, è necessario riportarla. Le antenne fanno questa cosa, lo facevano nel 1900, oggi più che mai. Peraltro c'è un personaggio storico che ha segnato l'Italia in maniera abbastanza forte, eh, che aveva intuito questa eh, potenzialità dell'elettrocultura e che nel 1925 aveva eh, incentivato. Certo, abbiamo visto che c'è un decreto regio di Mussolini nel 1925 che si trova nel Parlamento, comunque nei documenti ufficiali, per incentivare lo sviluppo dell'elettrocultura, oltre alla motoratura e alla dissodatura. A partire da quell'epoca venne lanciata poi la campagna del grano, quindi, per produrre molto più grano in Italia, che in quegli, in quegli anni, negli anni venti, era importato all'80-90%, per rendersi indipendenti, si svilupparono tutta una serie di tecniche di elettrocultura per ibridare i grani. Venne creato l'Istituto di Cerearicoltura Italiana, guidato da Strampelli, dove c'era il laboratorio di diciamo, bio-genetica e, e, e bioelettrocultura praticamente. Usavano dei toroidi e attraverso l'elettrocultura ibridarono i grani creando le sementi elette come il senatore Cappelli e tutti questi che permisero di aumentare la produzione del 25-40-50% e avere molto più grano, molto più prodotto, molta più qualità in tutta la nazione. E poi che fine ha fatto questa, questa pratica? Ma diciamo che con la fine della seconda guerra mondiale si seguirono delle altre strade, quindi l'elettrocultura venne sostanzialmente abbandonata. Negli altri paesi invece è stata recuperata? Abbiamo Yannick Van Dorn in Francia che già a partire comunque dagli anni 2010-2005 ha iniziato a divulgare sempre di più, lui vive di elettrocultura, forma tantissime persone, distribuisce prodotti in tutto il mondo, è un agronomo e si occupa di tutte queste tecniche alternative che non, non sono solo l'elettrocultura perché noi lavoriamo anche con la musica, con l'acqua, con le frequenze, con i colori, con tutto quello che la natura ci mette a disposizione e che possiamo sfruttare in maniera semplice e molto efficace. Senti, ci hai mostrato anche la differenza della grandezza degli ortaggi eh, che possiamo ottenere con l'elettrocultura. In alcuni paesi, per esempio, le zucchine sono molto grandi, perché? Beh, allora tutto quello che nasce in natura, per esempio nell'emisfero nord, parliamo di Alaska, Svezia, Finlandia, si sviluppa in un periodo brevissimo perché l'estate è corta, ma c'è tantissima luce, abbiamo 24 ore, 18 ore di sole attraverso il campo fotonico del sole arriva tanta energia elettromagnetica, quindi le piante crescono a dismisura. Ma la cosa interessante non è che grande vuol dire buono che, necessariamente è saporito. Sì, e... di solito nell'approccio convenzionale è gonfio, pompato, non sa di niente. Basta sentire l'odore, basta sentire il sapore e qua invece parliamo di Contenuti nutrizionali che sono altissimi. Che tu hai misurato, peraltro, con i tuoi strumenti? Abbiamo misurato con gli strumenti, ma abbiamo misurato anche in laboratorio, è documentato anche nelle tesi. Grazie Andrea, perché è sempre più affascinante questo tema dell'elettrocultura. Nella prossima puntata parleremo di permacultura, perché vogliamo vedere quali sono le essenze che tu hai coltivato eh, qui, hai installato in questo luogo e poi ci farai vedere i famosi tuoi animali che vivono secondo l'elettrocultura. Ok, grazie, grazie a Chiara, saluti a tutti.